Sapete che la Juventus ieri ha preso quasi ufficialmente Weston McKennie? E lo sapete che da ieri la Juventus si è creata in casa sua un problema molto più grande riguardante il calciomercato. 5.000 mi piace se volete continuare a essere aggiornati costantemente con video. In questo calciomercato della Juventus che si è infiammato dalla conferenza stampa di Pirlo di ieri l'altro all'acquisto quasi ufficiale, ormai al 100%, siamo alle visite mediche tra poche ore con il giocatore a Torino. E quindi adesso si sta creando un puzzle che con questa notizia che sto per darvi ha delle risposte e forse dai nomi che avevi in mente di questa lista della Juventus 2020-2021 tu puoi prendere qualche nome e buttarlo via, perché la Juventus non può più prendere extracomunitari. Prima di iniziare il video, l'app di OneFootball nel primo commento, scaricatela perché è la migliore app del calcio e quindi fatelo adesso. Primo link in descrizione ragazzi, trovate sempre OneFootball, migliore app per il calcio, scaricabile per iOS, Android, dove trovate notizie a 360 gradi sul calcio per quanto riguarda calciomercato, interviste, scoop e news riguardanti il mondo Juve e il mondo estero. Ma ragazzi, dobbiamo fare un conto molto importante, perché sì, se questo è il terzo acquisto della Juve dopo Arthur, McKennie è il secondo extracomunitario. C'è una regola che chi non la sapesse appuntare carta e penna e ricordarsela: non si possono comprare più di due extracomunitari se ne hai almeno più di due residenti nella tua squadra. E noi ne abbiamo tanti, abbiamo Alessandro, abbiamo Danilo, abbiamo Bentancur, abbiamo Douglas Costa. Quindi c'è una regola molto chiara: ne puoi comprare massimo tre se non ne hai neanche uno in rosa. Ne puoi comprare massimo due se ne hai più di due in rosa, di cui uno dei due deve avere almeno delle presenze con la sua nazionale di appartenenza. Arthur ce le ha queste presenze, McKennie ce le ha. Negli Stati Uniti d'America mi sembra che sia un po' come Alfonso Davies in Canada, non ci sia molta concorrenza in campo per giocare, seppur sia un classe 98. Quindi, quali sono le conseguenze? Io ieri mi sono visto, anzi mio papà ha visto e mi ha riportato dei video su WhatsApp rigirati, dove c'era Sky speciale calciomercato, in onda dalle 11, dove lì c'è Gianluca Di Marzio, ci sono tanti altri inviati, giornalisti, che hanno parlato di McKennie. Hanno parlato anche che nella giornata precedente all'arrivo di McKennie alla Juventus si era discusso con il Sassuolo, che non ha voluto aprire assolutamente per Locatelli. Quindi la Juventus si è trovata un pochino costretta a dover rinunciare alla pista Locatelli, e quindi quando si viene a dire la Juve non ha italiani, per forza, perché per trattare con l'italiano serve fare una guerra, un armistizio, no? È impossibile, e ultimamente si deve operare a rialzo. Forse Tonali è un discorso completamente diverso perché milita in Serie B il Brescia, quindi forse anche la volontà del giocatore è quella di poter andare lì, perché sicuramente vuole ambire a qualcosa di meglio. Al Sassuolo hanno chiuso a noi le porte in faccia, quindi la Juventus ha detto bene, ok, adesso prendiamo McKennie. Operazione che però ti fa escludere completamente i vari Tomas a centrocampo. C'era un'operazione che parlava di un Tomas di qua e un Bernardeschi di là. Niente, destra, terzino destro, Stati Uniti d'America, fuori, non puoi. E mai dovrai ripiegare su Bellerin in quel reparto. Suarez, no, è uruguaiano, niente. E quindi comunque il quadro si sta delineando. Cavani, per dire, addirittura tra i nomi che si era sentito un attimo parlare. No, non puoi, non ci sono regole che possano permettere questa cosa qua. Credo che però sia diverso il discorso per quanto riguarda l'acquisto di un extracomunitario all'interno della Serie A. Fuori dalla Serie A ne puoi prendere al massimo due. E quindi è normale che la Juventus adesso può fare un attimo, e anche i tifosi della Juventus possono fare dei conti a mente, senza avere notizie precise o fondate. Com'è la situazione? Per il gioco di scambi, tu hai preso McKennie, che è un box to box, no? Al posto di Matuidi. Hai preso Arthur per Pjanic. Kulusevski tecnicamente non l'hai preso al posto di nessuno. Visto che può fare l'interno di centrocampo, la potresti aver preso al posto di Khedira, qualora potesse lasciare la Juventus. L'hai preso al posto di chi lì davanti? Non parte nessuno. Di Higuain? Higuain avrà un sostituto, se sarà appunto, come detto da Pirlo, ceduto. Si parla di Fiorentina, c'è un interesse, la Fiorentina vorrebbe un aiuto economico nel pagare parte dello stipendio, quindi chissà se la Juventus accetterà una cosa del genere pur di svenderlo da qualche parte, visto che avrebbe un altro anno di contratto, e magari se la Fiorentina si interessasse al giocatore, vedremo un po', magari ci va anche a guadagnare la Juventus stessa dal punto di vista economico, piuttosto che svenderlo così. Suarez, niente. E quindi chi rimane fondamentalmente come nome di davanti? Dzeko? Perché Dzeko è il nome più chiacchierato, è il nome che sembra
ed accontentare le richieste di Ronaldo, di Pirlo lì davanti. Milik che sicuramente rispetto a Dzeko sicuramente ha un fattore molto importante che è l'età, però ovviamente Milik è un giocatore che ha gli stessi problemi che avevano Khedira e che ha Douglas Costa, cioè il fatto che ogni mese ha un infortunio, quindi tuo rischio e pericolo andare a cercare di prenderlo con quella trattativa dove c'è stato sempre messo in ballo Bernardeschi, che continua categoricamente a rifiutare di andare a Napoli. E rimane una suggestione, che mi fate sempre voi notare su Instagram, che non si chiama Dzeko ma si chiama Karim Benzema, ragazzi, perché sì è francese, perché sì ha rotto il cazzo quando manda le frecciatine con Dybala, esce allo scoperto, mette sempre quelle foto, la macchina bianconera, è una questione di tempo, ma che vuoi fa? Vuoi andare via? Dio santo, ci tieni sulle spine, perché noi vorremmo anche saperlo. È un anno più giovane di Dzeko, sicuramente uno stipendio molto, 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 molto più pesante, però, cioè, nello scacchiere della Juventus, se vuoi prendere il nome di fuoco, Benzema lì davanti, fa un bel lavoro a completare un tridente con Dybala Ronaldo, eh. Il fatto di poter permettere, per come gioca, di poter scendere anche per poter smistare il pallone, per mettere gli inserimenti dei centrocampisti, e Benzema è un nome che ovviamente fa sicuramente uno juventino più drizzare le antenne, per non dire altro, rispetto a Dzeko. E su questo possiamo assolutamente restare convinti. Poi vi do una piccola chicca sul finale. Il contratto di McKennie si è detto sì che era un prestito oneroso a 3 milioni con un diritto di riscatto a 18. Diventerà obbligo nel caso McKennie farà il 60% delle presenze in bianconero. E ci saranno anche dei bonus extra che andranno a dare un extra di 7 milioni. Queste cose non si vengono a dire subito perché non si vuole far perdere l'importanza a questa operazione. Non è un'operazione sicuramente di quelle che vai a spendere tanto, in questo momento te la puoi permettere una cosa del genere. In questo momento si dovrà operare ancora così, se possibile con altri giocatori, se ci sarà la possibilità di operare in questo modo. Però ovviamente McKennie è un giocatore che potrà anche convincere la Juventus, nel caso non facesse il 60% delle presenze, per essere riscattato. La Juve non ci andrà a perdere molto, ci perde solo 3 milioni. E poi se lo vuole riprendere sarà la Juventus stessa a decidere se sborsare 18 milioni per comunque un giocatore che va per i 22 anni, non per i 32 anni. Quindi insomma, le promesse sono buone. Il fatto dell'extracomunitario è sicuramente molto intrigante come cosa. Io ve la butto lì, non so assolutamente se magari stasera o stanotte o domani ci sarà un'ufficialità di Dzeko alla Juve, però è di fatto un qualcosa che va a escludere da qua, se Dio vuole, fino alla fine del calciomercato, per l'acquisto di gente che non fa parte dell'Unione Europea che possa entrare nella Juve. Quindi non si parleranno di brasiliani, argentini, colombiani, ecuadoriani, americani, africani, niente, si parlerà solo di gente che sta in Europa, francesi, spagnoli, tedeschi, svedesi, questi. Quindi almeno avremo un limite nel capire e nel comprendere chi potrà arrivare nella Juventus di Pirlo 2020-2021, che sicuramente adesso sta infiammando il mercato ed è una squadra chiacchierata, perché fa curiosità sapere cosa fa la Juve. Visto che mi dicono che io ho fatto 100.000 visualizzazioni parlando di Mastrangelo e quindi di una cosa che non mi riguarda, però insomma mi sembra che gli altri, nessuno parli di Juve, no? Cioè, perché tiri? Che discorso è? Vabbè.